Dopo un'altra lunga attesa, Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha annunciato alla nazione le misure decise del governo in vista delle immediate festività natalizie causa emergenza Covid. Il Presidente del Consiglio ha parlato al termine di una giornata lunghissima, una giornata fatta di vertici, incontri, discussioni e alla fine il via libera al tanto atteso decreto sulla nuova stretta per Natale arrivato solo dopo le 20. Conte ne ha spiegato i motivi. Abbiamo dovuto rafforzare le misure, è stata una decisione sofferta. Ragioniamo, l'Italia sarà zona rossa nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 di gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose, dopo le 22 resta il coprifuoco. È possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. Ecco il quadro di provvedimenti per le festività. L'Italia sarà dalla vigilia di Natale fino all'Epifania sulla scorta di lockdown a singhiozzo. Tra 10 giorni rossi, ovvero solo quelli festivi e prefestivi, il 24, il 25, il 26, il 27, il 31 dicembre, l'1, 2, il 3, il 5 e il 6 di gennaio. Ci saranno inoltre 4 giorni arancioni, il 28, il 29, il 30 dicembre e il 4 gennaio. Come ha detto lo stesso Presidente Conte, l'intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, il 29, il 30 e il 4 gennaio. In questi giorni si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Questo per venire incontro ai comuni fino a 5.000 abitanti e fino a 30 km, ma non per i capoluoghi di provincia. Rimangono invece chiusi i bar e i ristoranti, tranne che per asporto e consegna a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21.